litorale marchigiano esposto all'erosione è troppo pieno di cemento. In 50 anni quasi triplicata la presenza di case, ristoranti e installazioni. Mondo giuridico e culturale marchigiano in lutto per la morte avvenuta a Cortina del presidente emerito della Corte Costituzionale, Piero Alberto Capotosti. Pescati sul fatto i prestigiatori dell'arresto, arrestata a San Benedetto una coppia di truffatori che con straordinaria abilità facevano sparire le banconote. Il presidente della Camera di Commercio di Pesaro Urbino scrive al premier Renzi le preoccupazioni per le sanzioni incrociate tra Europa e Russia. Roff a Pesaro, tra poco in scena per l'attesa regia di Mario Martone, Aureliano in Palmira, un cast straordinario per un'edizione che resterà sicuramente negli annali. Buonasera e benvenuti dalla redazione della telegiornale regionale delle Marche. 180 chilometri di costa, metà invasa dal cemento. E questa la fotografia del litorale marchigiano, spesso suggestivo ma anche molto fragile. Sentiamo Giulia Serenelli. Daga Beach Mare a San Benedetto del Tronto, quasi 180 chilometri di costa mangiati per più della metà dal cemento. In 50 anni, fino al 2010, la superficie cementificata è cresciuta del 274% nelle Marche. Un balzo in avanti impressionante, non giustificato neanche dalla crescita della popolazione che si ferma a un più 15,7%. Su tutto il litorale, più della metà della sua lunghezza è occupata da case, ristoranti, chalet, porti, strade, 98 chilometri trasformati a usi urbani e infrastrutturali. Eppure le Marche sono una regione ad alto rischio idrogeologico ed esposta all'erosione delle coste. Si salvano solo le aree naturalistiche, parchi protetti dall'invasione dell'uomo, come quelli del Monte Conero e del Monte San Bartolo. Paradisi fragili, falesie a picco sul mare dove basta poco, piogge o piccole scosse di terremoto per farle venire giù. L'ultimo smottamento qualche giorno fa alla baia di Mezzavalle, tragedia sfiorata per un soffio, i divieti di accesso alle spiagge servono a poco. Su 12 chilometri di costa del Conero quasi tutti sono inaccessibili. Dal Trave a Mezzavalle le due sorelle raggiungibili solo via mare, le grotte del Cardeto e quelle del Passetto e poi ancora Pietra la Croce fino alla zona della Scalaccia. Anche sul Monte San Bartolo il rischio frane è costante, la falesia è viva e il terreno argilloso. Antichi borghi rischiano di venire giù e dal mare l'acqua erode le sue spiagge. La nostra regione perde uno dei figli più illustri e prestigiosi con la scomparsa di Piero Alberto Capotosti, morto stamane improvvisamente mentre era in ferie a Cortina. Oltre che uno dei più importanti giuristi italiani, professore universitario, avvocato, Capotosti fu anche presidente della Corte Costituzionale. La Camera Ardente verrà allestita domani pomeriggio a Roma alla Corte Costituzionale. Sentiamo Giancarlo Trapanese. Profondo cordoglio nel mondo giuridico e culturale italiano per l'improvvisa scomparsa avvenuta a Cortina in albergo mentre era in ferie dell'ex presidente della Corte Costituzionale Piero Alberto Capotosti. Nato a San Benedetto del Tronto il 1 marzo del 42, era stato presidente della Corte Costituzionale dal 10 marzo al 6 novembre del 2005. Lo nominò giudice costituzionale Oscar Luigi Scalfaro nel novembre del 96. Dal 94 al 96 Capotosti aveva ricoperto il ruolo di vicepresidente del CSM. Capotosti, per il quale in allestimento la Camera Ardente presso la Corte Costituzionale, fu giurista di primissimo piano, docente di diritto costituzionale, diritto pubblico, diritto regionale e diritto amministrativo nelle università di Macerata, Siena, Tor Vergata di Roma, poi professore ordinario di istituzioni di diritto pubblico alla Facoltà di Scienze Politiche della Sapienza. Fu uno dei primi ad occuparsi nel 79 del vuoto giudiziario che ancora c'era, delle questioni giuridiche dell'emittenza libera, pubblicando uno dei primi testi, Problemi della riserva sull'attività radiotelevisiva. In un messaggio inviato alla famiglia Capotosti, il Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, ne ricorda lo spessore, l'indipendenza, l'autorevolezza e l'alto spirito di servizio. Commosso il sindaco di San Benedetto Gaspari, a Capotosti fu assegnato il premio Truentum, che ricorda i forti legami che il giurista aveva mantenuto con la sua terra d'origine, ricordando la saggezza e l'equilibrio che hanno sempre caratterizzato il suo operato. Affidato al Ferragosto, se non il recupero, almeno un parziale riscatto di una stagione turistica marchigiana in forte sofferenza a causa del maltempo. I nostri operatori sperano nel sold out, almeno in questo lungo ponte, da giovedì a domenica. In linea Francesco Iocca del Servizio Meteo della Protezione Civile Regionale. Allora sentiamo da lui che cosa ci attende per i prossimi giorni.
Buonasera. Il promontorio di alta pressione che ha determinato condizioni stabili e soleggiate in questi giorni è in fase di indebolimento e per domani, mercoledì, avremo ancora cielo sereno un poco nuvoloso con assenza di precipitazioni e temperature ancora in lieve aumento rispetto ai valori di oggi. Poi da giovedì avremo un ingresso di aria atlantica che determinerà fenomeni di instabilità. In particolare giovedì avremo la possibilità di rovesci e temporali sparsi sul territorio e un calo delle temperature soprattutto a partire dal pomeriggio sera. Poi venerdì una bella giornata, quindi il giorno di Ferragosto sarà caratterizzato da aria più pulita. Non sono previste precipitazioni, ad eccezione di qualche residuo fenomeno nelle prime ore della mattinata. Poi farà da padrone il cielo sereno o al più poco nuvoloso. Le temperature previste per venerdì saranno in diminuzione rispetto a quelle di giovedì e i venti saranno deboli dai quadranti occidentali. Un piccolo excursus per il fine settimana, avremo ancora condizioni di variabilità con un nuovo impulso perturbato che caratterizzerà il pomeriggio di sabato e la prima parte di domenica. Con questo è tutto, ripasso la linea allo studio. Ed ora la cronaca. L'anticrimine del commissariato di San Benedetto ha sventato una serie di truffe da parte di una coppia che utilizzava la tecnica del resto sbagliato. Giuseppe Buscemi. Dunque devo darti? Una lira. A voi. No, un momento, questa è la lira mia. E perciò te l'ho data. Già, ma è la lira di resto. Cioè è vero, che stupido. Dimentico sempre prendere il resto. Cambia la moneta, all'epoca di quell'esilarante Totò dal macellaio c'era la lira, oggi c'è l'euro, ma la tecnica dell'imbroglio rimane la stessa. Siamo in una sala slot di Porto d'Ascoli, quest'uomo si avvicina alla cassa e chiede di cambiare una banconota da 200 euro, il cassiere acconsente e gliene dà in cambio 4 da 50. A questo punto lo scaltro avventore, con scatto fulmineo, della mano sinistra fa sparire una banconota. Nessuno se n'è accorto, rivediamo la scena al ralenti per cogliere questo topico attimo fuggente. Sulla mensola ora si vedono solo tre banconote, il furbo si lamenta, mancano 50 euro, chiede la quarta banconota. A questo punto il cassiere lo informa che la scena è stata ripresa dall'obiettivo di una telecamera e che di conseguenza scatterà la denuncia. Il truffatore beffato si allontanerà con una complice che minaccerà il titolare della sala. Tanto te la faremo pagare, ripasseremo. Subito scattano le indagini della sezione anticrimine del commissariato di San Benedetto, coordinata dal dirigente Filippo Stragapede. I due imbroglioni saranno smascherati, l'uomo ha 30 anni, la complice 25, hanno molti precedenti nel ramo. Per loro denuncia a piede libero per truffa e minacce. Devo ucciderti, dice, me l'ha ordinato il diavolo. Prende un coltello e insegue per strada la sua compagna sino a che alcuni coraggiosi passanti lo bloccano. È accaduto questa mattina a Iesi. Protagonista un nigeriano di 26 anni e vittima designata, ma per fortuna illesa, la sua compagna, una donna di 30 anni della Costa d'Avorio. Tra i due c'era stata poco prima una lite furiosa. L'uomo è stato arrestato dai carabinieri ai quali ha opposto resistenza, tanto che uno dei militari, preso a calci e pugni, è rimasto lievemente ferito. Il presidente della Camera di Commercio di Pesaro Urbino ha scritto una lettera al premier Renzi per esprimere preoccupazione sulle sanzioni commerciali vigenti tra l'Unione Europea e la Russia. Queste restrizioni arrivano in un momento in cui le imprese del territorio hanno più che mai bisogno di sbocchi con l'export. Quello verso la Russia, per esempio, vale per la regione oltre 700 milioni di euro all'anno. Andrea Rossichelli. Siamo molto preoccupati di quello che sta accadendo in questo momento, perché le sanzioni che prima messe dall'Unione Europea verso la Russia e poi dalla Russia verso l'Unione Europea, che oggi si parla solo di agroalimentare, ma non è solo l'agroalimentare, perché l'agroalimentare sarebbe una piccola cosa, ma il problema è che le Marche hanno esportato nel 2013 qualcosa come 730 milioni di euro verso la Russia, la provincia di Pesaro Urbino 150 milioni, di cui
70 milioni del settore mobile arredamento. E i rappresentanti della Camera di Commercio di Pesaro e Urbino sono reduci da una recentissima missione in Crimea, la regione dell'Ucraina che con un referendum molto contestato è passata nei mesi scorsi sotto la tutela della Russia. Al di là delle rilevanti implicazioni geopolitiche, per gli imprenditori del pesarese in questa regione sembrano comunque aprirsi buone opportunità. La nostra missione ha verificato grandi opportunità e grande disponibilità soprattutto sia dalle istituzioni, dai dirigenti delle istituzioni, ma soprattutto dalle imprese, dalla Camera di Commercio. Abbiamo incontrato i sindaci delle due città principali, abbiamo incontrato anche molti imprenditori. Per noi le opportunità sono tante, ad esempio dal mobile arredamento, dalle attività turistiche. Pensi che loro hanno programmato, nella loro programmazione hanno qualcosa come 40.000 posti letto, quindi tanti alberghi. Tant'è che noi abbiamo pensato anche di organizzare una missione per fine ottobre, primi di novembre, di nostri imprenditori che sono interessati a costruire relazioni con quel paese. E restiamo a Pesaro, dove è in pieno svolgimento il Rossini Opera Festival con una compagnia di voci superbe, l'attesa regia di Mario Martone. Tra poco si alza il sipario su Aureliano in Palmira. Patrizia Ginobili ha seguito per noi le prove. Vediamo. È la principale curiosità musicologica del ROF 2014. Tra poco alle 20 va in scena al Teatro Rossini di Pesaro la terza opera del cartellone Aureliano in Palmira, l'ultima del catalogo rossiniano da restituire al pubblico dopo due secoli di oblio e per la prima volta in epoca moderna rappresentata nell'edizione critica che è stata curata anche nella partitura dal maestro americano Will Crutchfield che dirige l'Orchestra Sinfonica Rossini e il coro del Comunale di Bologna. Mi è piaciuto molto l'esperienza di fare questa edizione critica, ma è un sacco di lavoro, devo dire. E però tornare a Pesaro per lei è sempre bellissimo, qui lei è di casa? Sì, sì, qui tutti i rossiniani sono a casa. Un lavoro complesso e molto atteso dai melomani, la cui regia è affidata a Mario Martone, che per il ROF ha già lavorato ad altre opere del Rossini drammatico come Matilde di Chabran o Torvaldo e Dorlisca, e che ha annunciato un allestimento essenziale, dichiaratamente teatrale, con le scenografie di Sergio Tramonti, giocate su tele che compongono un trasparente labirinto e mano a mano scorrendo i vari ambienti dell'azione. L'opera, che venne rappresentata per la prima volta alla Scala di Milano nel dicembre del 1813, fu scritta per l'ultimo dei grandi castrati, il marchigiano Giovanni Battista Velluti. La sua parte, quella del principe Arsace, è oggi affidata in travestì al mezzo soprano Lena Belkina. L'innamorata e indomabile regina Zenobia è Jessica Pratt, che fronteggia il potere romano incarnato nell'Aureliano di Michael Spires. Al loro fianco Raffaella Lupinacci, Dempsey Rivera, Sergio Vitale e Dimitri Calà. Affermazione nazionale di una compagnia anconetana che si è aggiudicata il Festival del Teatro Dialettale precedendo alcune delle più quotate compagnie italiane. Ha vinto il Teatro del Sorriso con il dramma buffo Zizzò de Palumbella di Mario Panzini. Sentiamo ancora Giancarlo Trapanese. Il Teatro del Sorriso di Ancona ha vinto il Festival Nazionale di Teatro Dialettale di Agugliano con Zizzò de Palumbella, ricevendo l'ambito premio L'Aguglia d'Oro, uno dei riconoscimenti più prestigiosi per il teatro amatoriale di qualità. Alla compagnia marchigiana anche il premio per la miglior scenografia, il premio per la miglior attrice non protagonista Erika Giorgetti e per la miglior regia e il premio del pubblico. Superate compagnie di tutta Italia, alcune provenivano da Roma, Firenze e dal Nord Italia, con un dramma teatrale, si potrebbe dire un dramma buffo, tratto da un racconto di Mario Panzini ispirato a sua volta da una storia vera avvenuta ad Ancona durante la Seconda Guerra Mondiale. Racconta questa storia di questo Zizzò de Palumbella, che è un soprannome ovviamente, il vero nome di questa persona non si è mai saputo, che per salvare un amico venne deportato in Germania e non fece più ritorno. Quindi diciamo che è una storia che racconta un clima, racconta un'epoca. Questa rappresentazione con riduzione teatrale curata personalmente dal regista Giampiero Piantadosi è stata allestita lo scorso anno in occasione del 70° anniversario del bombardamento su Ancona e poi riproposta più volte, sempre con uno straordinario successo di critica e di pubblico.
A Castelfidardo si sta mettendo in pratica un nuovo modo di fare apicoltura e proprio da qui parte un esperimento unico in Europa, ci dice di più Massimo Veneziani. L'ape deve ritornare ad essere un insetto naturale che insieme a tutti noi fa parte di questo emisfero che è la natura. Sono almeno 30 anni che le api vivono in condizioni innaturali, in arnie mal concepite, con celle artificiali decimate dall'attacco di un acaro. C'è chi ha pensato di invertire la rotta. Eugenio Paoloni, presidente della Fondazione Ferretti di Castelfidardo, è partito da 4 arnie vecchie 60 anni e dalla casuale scoperta di alcuni favi dietro una persiana per avviare un progetto innovativo, unico in Europa, al fine di rinaturalizzare le api. Le aree sono state disposte anzitutto misurando da un punto di vista energetico il territorio, le varie onde energetiche che sviluppa il territorio, e poi posizionate come un grande cerchio, un grande orologio, dove praticamente abbiamo il raggio che è rigorosamente di 628, di 6,28 m, che è una riduzione della piramide, una parte della piramide di Cheope. A questo punto ognuno rappresenta un'ora dell'orologio, con distanze ben precise di 15 gradi l'uno dall'altra, posizionati in modo tale che l'uscita di ogni arnia è tutta verso sud, dove le api naturalmente cercano di uscire per andare a bottinare il loro miele che serve a loro, ovviamente. Inoltre le celle non sono prefabbricate, sono le stesse api a costruirsele. Insomma, è stata eliminata ogni artificialità. Al centro del campo, dove sono disposte le 12 arnie, c'è anche una grande spirale che dovrebbe concentrare su questo luogo tutta l'energia. A riguardo si può essere anche scettici, fatto sta che i primi effetti di questo nuovo corso sono visibili. Le api hanno prodotto una quantità di polline decisamente superiore alla media e sono meno aggressive. Noi stessi ci siamo avvicinati alle arnie privi di protezione senza venire punti. Ora aspettiamo di assaggiare il primo miele. È morto il giornalista Andrea Ferri, a lungo responsabile della redazione sportiva del Corriere Adriatico. Ferri aveva 52 anni e da tempo era malato. Lascia la moglie e 2 figli. I funerali saranno celebrati domani alle 17 a Collina di Santa Maria Nuova. L'Ordine dei giornalisti delle Marche ha espresso il dolore e la vicinanza ai familiari del collega Andrea. E con la rubrica Affari Expo Marche, oggi siamo nell'entroterra fanese alla scoperta di una coltivazione antica, quella della cipolla, e dell'opera degli agricoltori custodi. Nicoletta Grifoni. Tempo se ne produceva anche un liquore chiamato cipollino. Tipica della zona tra San Lorenzo in Campo e Castelleone di Suasa, la cipolla di Suasa ha caratteristiche di gusto particolari. Meno nota di quella di Tropea, assicura però la stessa dolcezza e ottime proprietà organolettiche. Rispetto alle cipolle che oggi si trovano nel frutto e verdure nei supermercati, sono cipolle ibride e quindi sono degli incroci fatti a tavolino, invece questa l'ha creata la natura e noi continuiamo. Nel tempo è stata, per così dire, contaminata, e grazie all'opera di agricoltori custodi del territorio come Andrea Orsini che oggi sta riacquistando quello che doveva essere aspetto e gusto originari. Prendo i bulbi, li pianto in un appezzamento che ho nell'azienda, dove poi verrà costruita una serra con un telo antiafide, perché quando andrà a seme il telo antiafide mi protegge dagli insetti esterni che girano per le campagne e potrebbero inquinarmi il mio seme. E quindi praticamente le cipolle che vengono protette da questa serra sono cipolle pure, no? Cioè a quel punto nasce la cipolla pura di Suasa. Diciamo che ancora non abbiamo la purezza al 100% perché è un lungo iter. Perché voi l'avete ritrovata questa cipolla che era già un po', diciamo, contaminata. Contaminata, no? Contaminata, sì. Ha una forma semibulbosa, la buccia fuori diventa terracotta e poi dopo all'interno, quando si apre, ha queste venature violacee. La sensibilità c'è, specialmente adesso dove i consumatori sono più informati, vengono e chiedono, vogliono conoscere, vogliono vedere il campo e poi acquistano. I contadini, ci racconta Andrea, un tempo coltivavano e allevavano non solo per la vendita, ma anche per le loro stesse necessità. Selezionavano le specie migliori. Riscoprirle è un po' tornare a farci del bene.
Rivediamo insieme le principali notizie di questa edizione della telegiornale. L'abbiamo aperto con l'erosione del litorale marchigiano. In 50 anni quasi triplicata la presenza di case, ristoranti e installazioni. Mondo giuridico e culturale marchigiano in lutto per la morte avvenuta a Cortina del presidente emerito della Corte Costituzionale Piero Alberto Capotosti. Pescati sull'affatto i prestigiatori dell'arresto, arrestata a San Benedetto una coppia di truffatori che con straordinaria abilità facevano sparire le banconote. Il presidente della Camera di Commercio di Pesaro Urbino scrive al premier Renzi le preoccupazioni per le sanzioni incrociate tra Europa e Russia. Il ROF a Pesaro tra poco in scena per l'attesa regia di Mario Martone, Aureliano in Palmira, un cast straordinario per un'edizione che resterà sicuramente negli annali. Bene, è tutto per questa edizione, l'informazione torna questa sera alle 23:25 circa. Buona serata.